Perfetto, grazie. Cerchiamo di magari recuperare qualche minuto, quindi allacciate le cinture. Quando ormai 4 anni fa iniziamo a riflettere sulla possibilità di un'indagine archeologica presso la necropoli di Crocifisso del Tufo, devo dire che l'idea mi solleticò e non poco, per ovvie ragioni dato il mio cognome ed anche perché si poteva intervenire con un cantiere archeologico aperto nell'unico sito visitabile in Orvieto da tempo. Quel sito che è da sempre conosciuto con un nome che suggerisce istantaneamente il rapporto che intercorre fra abitanti della Rupe e Pendici, le tombe, senza nemmeno una specificazione cronologica e o culturale, tout court, le tombe. Gli sguardi perplessi che ricevetti da alcuni colleghi nel momento in cui comunicai loro il succo del progetto rafforzarono ancora di più il sentimento che l'idea era buona. Ma ovviamente, la macchina andava costruita, rodata, scaldata e fatta partire. Sulle modalità messe in atto per questa fase vorrei tornare poi. Molto succintamente vorrei fornire alcuni dati storico-topografici con la chiara volontà di non togliere tempo alla presentazione dei nuovi elementi di scavo. Siamo lungo le pendici settentrionali della Rupe d'Orvieto, caratterizzata dalla presenza di un notevole cumulo di detrito, sino ad ora interpretato in massima parte quale effetto dell'azione disgregativa degli agenti atmosferici sulla placca ignimbritica formatasi attorno a 320.000 anni fa, ad opera dell'apparato vulcanico Ulsinio. Vorrei dire però che poco sappiamo sull'attività antropica che ha interessato le pendici della Rupe d'Orvieto. Ho in preparazione un articolo dal titolo Delle cave e delle miniere, sfruttamento del sottosuolo di Orvieto e delle pendici della Rupe, nel quale ho intenzione di dedicare spazio all'interazione che nei secoli c'è stata fra cavatori e strutture archeologiche. Basti pensare al caso Fontana del Leone e sarà sufficiente vedere alcune delle immagini che seguiranno per capire che la spoliazione dei monumenti della necropoli è stata, in alcuni casi, capillare. La storia degli scavi la vorrei condensare come segue. Sappiamo tutti che non è certo la parte più entusiasmante di una relazione, ma in questo caso è utile per capire quanto poi verrà presentato. 1772 è la prima menzione di rinvenimenti verificatisi nella località in oggetto, effettuati dal calzolaio Luigi Prosperi, che individuò nel suo vigneto alcuni sepolcri e recuperò recipienti in ceramica, metalli ed alcune iscrizioni etrusche. 1816, Alessandro Arcidi sembra aver scavato nella necropoli, probabilmente in un terreno di proprietà della Curia. 1830 e 31 sono anni importanti per le prime ricerche sistematiche perché si scava per la realizzazione della Via Cassia Nuova e vennero individuati numerosi sepolcri. Il marchese Ludovico Antonio Gualterio, in società con il delegato apostolico per la città di Orvieto, indagò un terreno collocato prima della curva che riunisce il braccio di detta strada che discende dalla Rupe con quello che, progredendo, conduce alla sottoposta pianura. 1872. Compare sulla scena degli scavi orvietani una delle figure più attive della seconda metà dell'Ottocento, nel bene e nel male, ingegnere Riccardo Mancini. Tutto ebbe inizio quando egli rinvenne alcune tombe in prossimità di una cava di tufo gestita dalla famiglia Fiamma, una situazione che ribadisce il concetto espresso prima in merito alle attività estrattive. 1874, quasi ininterrottamente fino al 1897, il Mancini scava sia in una delle sue proprietà che in terreni limitrofi. Una parte dei reperti rinvenuti iniziano a confluire nella collezione di Eugenio Faina. Sempre nel 1975, il Mancini collabora con la Regia Deputazione per i monumenti d'Etruria, anche restaurando i monumenti stessi. Nel 1975 e nel 1976 è un periodo un pochino, come dire, buio per le indagini di Crocifisso del Tufo, è il momento in cui è attivo Giovanni Golini. Il metodo del cunicolo trova ampio spazio e la documentazione è tutto meno che completa. Lascio a voi immaginare la cura dedicata all'integrità dei corredi. Nebulosa risulta anche l'area interessata alle attività di scavo e nella seconda parte della relazione daremo conto di alcuni nuovi dati. Nel 1878 iniziano le indagini del Mancini nel fondo Bracardi, già in parte disturbato dal Golini. Tutti i reperti confluirono nel Museo Civico di Orvieto. Il Mancini scava anche poi nel terreno della moglie e quindi lo scavo è definitivamente un affare di famiglia. 1879. Lo Stato acquisisce il fondo Bracardi e finalmente inizia a scavare Gianfrancesco Camurrini. Le indagini portarono alla scoperta di ben 46 monumenti, purtroppo disturbati ampiamente dal Golini, dal Mancini e dallo stesso Bracardi. Adolfo Cozza ebbe a realizzare alcune tavole per il rapporto di notizie degli scavi. Nell'80 torna in attività il Mancini e scava di nuovo in un terreno di proprietà della moglie. Individua la famosa tomba del guerriero e forse una tomba a circolo d'età orientalizzante. 81, 83 e 84. Iniziano le ricerche nei terreni vicignori e sono ad opera in massima parte di Lorenzo Neri. Di nuovo la qualità scientifica è piuttosto dubbia, i risultati invece eclatanti.
dall'anfora panatenaica di Lidos a quella del pittore affettato, dall'oinokoi calcidese del gruppo del pittore di Polifemo agli elementi in osso del rivestimento di Cofanetti. 1884 e 85 c'è una joint venture fra il conte Eugenio Faina, che è ispettore onorario ai monumenti e scavi, Gianfrancesco Camurrini e Adolfo Cozza, e questi scavano nella prioria di San Giovenale, documentando molto bene anche proprio per la presenza del Cozza medesimo. Nel 93 Diomede e Napoleone Neri condussero ricerche nelle loro proprietà, situate in Lorgata delle Conce e Scorticatoio. I risultati sono piuttosto interessanti, soprattutto per la collocazione planimetrica dei monumenti. Nel 96 e nel 97 è l'ultima campagna di scavi estensiva condotta dal Mancini, che la fa in società con il sovrintendente Luigi Milani. Le ultime indagini avviate nel secolo scorso si sono quindi dovute confrontare con questa complessa serie di interventi, protrattisi nel tempo e ad opera di più attori, una sorta di percorso di guerra per gli archeologi moderni. Poche le indagini all'inizio del XX secolo, ma un trovamento lo devo citare assolutamente. Nel luglio del 1906, in concomitanza dell'espianto di un vecchio olivo situato nella sua proprietà, Riccardo Mancini, guarda caso, poté recuperare alcuni reperti in bucolo e due vasi attici a figure nere. Mi domando a che profondità arrivassero le radici del piantone. Un punto di svolta della ricerca applicata al Crocifisso del Tufo si ha nel 1960, quando Giacomo Caputo è sovrintendente all'antichità dell'Etruria e presidente della Fondazione Faina al tempo stesso, e a Mario Bizzarri vennero affidate le prime indagini scientifiche. Gli scavi interessarono inizialmente solo un settore dell'ex fondo Bracardi, mentre una seconda area venne esplorata tra il 67 e il 68. Le relazioni scientifiche prontamente pubblicate contengono anche numerose considerazioni sulla tipologia dei monumenti, sui reperti e sulla ritualità funeraria. Tra i dati di maggiore interesse è la segnalazione di numerosi frammenti ceramici riferibili alla fase villanoviana, sui quali tornerà poi Paolo Binaco. Dalla fine degli anni 70, la Sovrintendenza Archeologica per l'Umbria intraprese opere di recupero e valorizzazione, affidate e poi dirette da Anna Eugenia Feruglio. Oltre al restauro dei monumenti già indagati da Bizzarri, fu possibile riportare di nuovo alla luce numerose tombe, sia nella parte centrale del sito che nel settore meridionale. Nel 1991 venne scavata una tomba a circolo del VII secolo a.C., mentre a sud vennero rintracciate, tra l'85 e il 2000, diverse tombe a camera, a cassetta e a fossa, non disturbate dagli interventi svolti fino al XIX secolo. Su entrambe le aree torneremo in seguito, così come torneremo a parlare dei gradoni artificiali individuati verso la rupe. Le attività di scavo della sovrintendenza si sono protratte fino al 2000. Tra il 2015 e il 2017 sono riprese le indagini con il progetto Crocifisso del Tufo. Esse sono state svolte in regime di concessione ministeriale su richiesta del Comune di Orvieto ed in coordinazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. Le ricerche sotto la direzione scientifica di chi vi parla hanno permesso l'esplorazione di 12 tombe a camera e di alcune sepolture a cassetta. La seconda parte della relazione che abbiamo il privilegio di illustrare oggi vuole dare conto di alcuni dei risultati conseguiti, soprattutto in merito alla cronologia relativa delle strutture, su alcune pratiche funerarie messe in atto e sulla storia del sito nel periodo moderno. In relazione alla sequenza temporale nella quale i diversi settori vennero ad essere costruiti, ritengo che la frase che Mario Bizzarri scrisse nel 1963 vada in qualche modo corretta. Non a caso utilizzo una sua frase al posto di altre, per non essere impallinato subito, rimane in famiglia. Scrive il Bizzarri: i due nuclei, settentrionale e meridionale, cioè Cannicella, si erano andati sviluppando secondo un vero e proprio piano urbanistico, saremmo quasi tentati di dire regolatore, inteso come un concetto moderno, fine della citazione. Quello che vorremmo oggi mostrare è che in realtà le anomalie ci sono, indicate comunque sia dal Bizzarri che da altri, ma che sono anche piuttosto pesanti. Ma non voglio fare spoiler su quanto ha poi da dire Binaco. Le ultime indagini sono state possibili grazie al coinvolgimento di più attori, dal Comune di Orvieto che ha richiesto la concessione, nell'ambito dei lavori del Parco Archeologico Ambientale di Orvieto, a cui anche il sindaco ha fatto riferimento, e si ringrazia appunto Giuseppe Germani, l'allora assessore alla cultura, Enzinella Martino, la funzionaria del settore cultura Carla Lodi e il segretario del Comune di Orvieto Maria Perali. La Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, nelle persone dei sovrintendenti che si sono succeduti negli anni, da Mario Pagano, Elena Calandra e Marica Mercalli, e dagli ispettori che hanno fattivamente collaborato, se non ispirato, il progetto medesimo, Maria Cristina De Angelis ed ora Giovanni Altamore. Un sentito grazie va anche a tutto il personale di custodia.
Il team di scavo si è variamente strutturato per coprire molteplici necessità e comprende David George del St. Anselm's College, che ha curato le ricerche di carattere archeometrico e la documentazione con drone, Paolo Binaco in qualità di field director, Tania Bonifazio per il laboratorio di inventariazione, Bianca Ballerini come restauratrice sul campo, Serena Bramucci, Claudio Castello e Silvia Alberghina in qualità di assistenti archeologi, Simone Morettigiani quale architetto rilevatore, una presenza costante nei cantieri orvietani. Tanti volontari che nel rispetto delle indicazioni ministeriali hanno potuto collaborare, compresi gli studenti del liceo classico F.A. Gualterio, nell'ambito del bistrattato progetto alternanza scuola-lavoro, che però, devo dire, alla Necropoli ha funzionato, ed i volontari del gruppo archeologico dell'Alfina. Significativa anche la presenza di allievi dell'Università Carlo IV di Praga, con la quale si è attivato un programma Erasmus. Un grazie a Leonardo Da Vighi per le ricostruzioni grafiche, a Paolo Nannini per alcune delle foto aeree, a Pietro Tamburini per la resa degli apografi e di insostituibile supporto Luigi Petrangeli e Marco Santopietro ed Alessandro Trapassi. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione e il supporto economico del Trust di scopo Sostratos, formato da liberi imprenditori che si prefiggono di investire in cultura. Un grazie quindi a Lorenzo Benini e Pietro Del Grosso, nella speranza che tale collaborazione possa avere una lunga vita. Da ultimo mi preme ribadire che eventuali mancanze, sbavature, imprecisioni sono da imputare esclusivamente alla direzione scientifica del progetto, cioè al sottoscritto. E passo ora la parola a Paolo Binaco. Grazie. Non abbiamo il puntatore. Telecomando, qui so avanti. Ok, perfetto. Perfetto, grazie. Allora, già dopo le prime due campagne di scavo, Mario Bizzarri poté segnalare il rinvenimento di una notevole quantità di frammenti di ceramica di impasto non tornito. Nel corso delle ricerche recentemente condotte, sono state recuperate alcune migliaia di pezzi appartenenti a questa classe, tra i quali almeno un paio da riferire a scodelle carenate del bronzo medio 3. La stragrande maggioranza dei reperti deve però essere assegnata all'età villanoviana e si tratta di materiali d'ambito domestico. Lo stato di conservazione dei pezzi, molto spesso di notevoli dimensioni e caratterizzati da fratture nette e spigoli vivi, non sembra sempre compatibile con l'ipotesi di una loro caduta dall'alto del pianoro. La presenza di impasto non tornito non si limita ai riempimenti delle intercapedini presenti tra le strutture murarie, ma aumenta esponenzialmente man mano che ci si avvicina agli strati di argille plioceniche su cui si imposta l'intera necropoli arcaica. La ripulitura di una sezione esposta all'interno di un monumento funerario, la tomba camera 203, permette di apprezzare la presenza di notevoli concentrazioni di reperti villanoviani, quasi sempre in associazione ad ossa animali. Benché al momento non sia stata indagata alcuna unità stratigrafica situata al di sotto dei monumenti, non sembra assolutamente possibile escludere la presenza dei resti di un insediamento di pendice, come peraltro già ipotizzato dal professor Colonna nel 1985. Nel corso del VII secolo a.C., nell'area di Crocifisso del Tufo, iniziarono a trovar posto dei sepolcri. Ci si riferisce in particolare ad alcune tombe a fossa, databili entro la prima metà del VII secolo, rinvenute nel XIX e solo recentemente edite da Paolo Bruschetti, e dalla tomba circolo numero 187, rinvenuta e pubblicata da Anna Eugenia Feruglio. Il circolo, costituito da blocchi di tufo opportunamente sagomati, avente diametro di circa 3 metri, sosteneva una modesta calotta di terra, al centro della quale trovava posto un ciottolone fluviale. L'apprestamento ricopriva una profonda fossa, contenente il sarcofago monolitico in tufo, che ospitava i resti di una giovane inumata. I materiali di corredo permettono di datare il complesso entro la seconda metà del VII secolo a.C. Una seconda tomba a circolo, come ha già detto Claudio, deve essere senz'altro riconosciuta nel monumento rinvenuto da Riccardo Mancini nel 1880, nei fondi di proprietà della moglie, posti poco ad occidente dell'attuale area demaniale. Le caratteristiche architettoniche di materiali pertinenti ai corredi delle sepolture appena menzionate mostrano stringenti analogie con il complesso funerario di Vigna La Piazza, recentemente indagato da Enrico Pellegrini. E tali scoperte, oltre a rimarcare le precoci affinità culturali tra i centri di Grotte di Castro e d'Orvieto, mostrano come in città fossero conosciuti e condivisi dei modelli ben diffusi in Italia centrale.
Le evidenze di gran lunga più consistenti sono quelle collegate alla necropoli del VI secolo a.C., caratterizzate da tombe a camera costruite con blocchi di tufo sovrapposti a secco ed ordinatamente disposte lungo vie sepolcrali. Esse sono l'espressione tangibile della radicale riorganizzazione della città, una vera e propria rifondazione, per usare ancora le parole di Giovanni Colonna. Nel corso della prima metà del VI, Velsna conobbe un boom demografico causato dall'inurbarsi di famiglie che prima trovavano posto negli abitati sparsi per il territorio, oltre che probabilmente per l'arrivo di alcune gentes alloctone. Nel corso dei lavori per la realizzazione della necropoli, alcuni monumenti preesistenti, come la tomba Circolo, vennero rispettati, mentre altri dovettero essere demoliti. Questo è documentato anche dalla presenza di alcune sepolture che accoglievano resti umani e corredi, evidentemente traslati da contesti databili ancora entro il primo quarto del VI secolo. La sistematica analisi delle strutture e dei corredi funebri potrebbe permettere di acquisire dati relativi allo sviluppo topografico della necropoli. Agli aspetti già esposti da Mario Bizzarri e poi più sistematicamente da Simonetta Stopponi e da Eugenio Fieruglio, sembra ora possibile aggiungere qualche novità. Mi limito a segnalare un esempio. Nel settore meridionale della necropoli, indagato tra il 1985 ed il 2000, venne rinvenuta la tomba da Vele Metiena. La puntuale analisi del corredo, condotta dalla dottoressa Feruglio, ha permesso di collocare la prima deposizione entro il secondo quarto del VI secolo. Ora, nel corso di recenti lavori di manutenzione ordinaria, in corrispondenza del lato settentrionale del monumento, è stata individuata una grande iscrizione che replica quella presente in facciata, e questo è un caso apparentemente unico nella necropoli. La costruzione dell'isolato di tombe che si appoggia al lato settentrionale del sepolcro di Metiena, tombe che possiamo datare tra il 550 e il 500 a.C., andarono a compromettere la lettura dell'iscrizione, che di fatto si trova qui. Prima di abbandonare il settore meridionale della necropoli, vorrei segnalare la presenza in quest'area di alcune curiose sepolture, localizzate nella fascia di terreno compresa tra lo scaglione di tufo che costituisce il limite meridionale del sito ed il muro di fondo delle tombe a camera che si affacciano sul corridoio 5. Si tratta di tombe a fossa, rivestite e coperte da lastroni di tufo. Le fosse sono sormontate da strutture quadrangolari, pure realizzate in lastre di tufo e caratterizzate dalla presenza di un ciottolo fluviale in funzione di segnacolo. La tomba 114A accoglieva i resti di un adolescente, verosimilmente di genere femminile, accompagnata da un corredo costituito da recipienti in bucchero databili entro il terzo quarto del VI secolo a.C. Del corredo faceva parte anche un frammento da esse rude. Il defunto, deposto supino con le mani raccolte sul ventre e i piedi sovrapposti, potrebbe essere stato fasciato da un sudario, come sembrerebbe indicare la convergenza dei femori. La tomba 114B accoglieva invece il corpo di un individuo adulto e a sud della testa sono stati recuperati due alari in ferro, ancora una volta un frammento da esse rude, e in corrispondenza del cranio invece è stata raccolta una spirale fermatrice d'argento. Anche nel caso di questo individuo si può ipotizzare la presenza di un sudario per la leggera verticalizzazione delle clavicole, però insomma ecco. A ridosso dei piccoli apprestamenti quadrangolari collocati al di sopra delle fosse trovano posto anche coppie di pilastrini in tufo, analoghi a quelli già esaminati dalla professoressa Stopponi, che propose di riconoscere in essi degli indicatori relativi ai limiti dei lotti assegnati alle singole famiglie. Ora, la proposta che vengo a fare è: perché non vedere in questi piccoli monumenti, in questi piccoli dadi, delle repliche, naturalmente in minima scala, dei più monumentali sepolcri? Essi potrebbero essere stati destinati alla deposizione di individui con minore disponibilità economiche e che pertanto avrebbero potuto disporre soltanto da appezzamenti esigui. La modestia delle sepolture localizzate appena a nord di questa area, come già evidenziato dalla dottoressa Feruglio anche in relazione alle finitime tombe a camera, peraltro rinvenute integre, ben si coniugherebbe con questa ipotesi. Le principali attività di ricerca si sono concentrate nell'area della tomba Circolo 187, attorno alla quale la regolarità dell'impianto planimetrico della necropoli sembra conoscere notevoli eccezioni. Nel 2016 sono state esplorate tre tombe a camera, queste sono
foto relative all'isolato in cui queste tre tombe si aprono. Purtroppo non era conservata nel nostro caso l'architrave o comunque le epigrafi. Comunque, eccolo, nel 2016 sono state esplorate tre tombe a camera con ingresso rivolto ad ovest e affaccio sul corridoio 11, che si inseriscono in un lungo isolato di monumenti già interessati dalle indagini svolte dal Gamurrini e databili in base alle caratteristiche architettoniche e dai caratteri delle iscrizioni, per le quali erano ad oggi noti solo gli apografi tipografici, a partire dalla metà del VI. All'inizio delle ricerche, ecco, vedete le tombe di cui ora andremo a parlare, sono queste tre. All'inizio delle ricerche è stata individuata una profonda trincea che il riempimento ha permesso di assegnare alla seconda metà del XIX secolo. Lo scasso, che non toccò le tombe 203 e 204, raggiunse invece la camera funeraria della tomba 205. Essa venne caoticamente frugata dagli scavini che praticarono uno scasso nella parete meridionale per esplorare poi i contigui monumenti. Al di sopra dei blocchi divelti nel corso di questo devastante intervento è stata individuata una vasta congerie di frammenti fittili che hanno permesso di ricomporre pressoché integralmente varie forme vascolari in bucchero nero e ceramica comune. Esse dovettero essere qui accantonate e scartate, evidentemente perché ritenute di nessun conto. Al corredo della tomba devono essere invece riferiti i reperti rinvenuti al di sotto dei blocchi di tufo che vedete qua nelle slide. E tra questi reperti vale la pena menzionare un paio di spirali fermatrici in oro ed una patera in bronzo. Gli autori dello scasso, che forse operarono sotto la... guida del devastante Giovanni Golini, e del resto avvezzo a esplorazioni arrischiate per mezzo di cunicoli, non scavarono la camera della tomba 204, perché la riconobbero come già indagata in precedenza. Al corredo di questo monumento dobbiamo riferire alcune forme vascolari in bucchero nero, tra le quali, eccole qua, tra cui sono dei calici ed un timiaterion, reperti databili entro il III IV del VI secolo a.C. Questi oggetti erano stati accumulati al centro della banchina settentrionale. A contatto col piano di calpestio della camera, oltre ad alcuni frammenti di maiolica arcaica e di ceramica invetrata moderna, sono stati individuati due cippi funerari in trachite ed un oggetto in osso, in cui credo si debba riconoscere uno strumento da toeletta o piuttosto un plettro. Ancora diverso è il caso della tomba 203, che appariva riempita da sedimenti a matrice argillosa piuttosto compatti e assolutamente coerenti. Il monumento si presentava privo della parete settentrionale. Le banchine e la camera funeraria erano costellate da una gran quantità di frammenti ceramici, caoticamente sparpagliati. Oltre ad una serie di forme vascolari in bucchero nero, annoveriamo un sostegno traforato, inokoi, un vasofiltro, piatti, calici, sono state recuperate anche alcune pregevoli ceramiche di importazione attica. Il pezzo senz'altro più prestigioso è costituito da un'anfora assegnabile al gruppo tirrenico con decorazione su due registri. Il primo mostra su un lato il duello tra due cavalieri e sull'altro il duello tra due guerrieri e sull'altro una teoria di cavalieri, mentre il secondo mostra una catena di fiori di loto alternati a palmette. Il reperto dovrebbe essere databile attorno al 560-550. Alcune caratteristiche dell'apparato decorativo, con particolare riferimento alla resa delle vesti, della muscolatura e gli occhi dei personaggi, sembrano accostabili alla cifra stilistica del pittore di Timiades. Dall'opera del pittore, invece, si discosta la resa, decisamente più approssimativa, della decorazione accessoria. Entro il terzo quarto del sesto si datano invece le due Little Master's Cups che qui vi presento. Di poco più recente dovrebbe invece essere una Lechitos a figure nere, decorata con scena della partenza di un guerriero. L'oggetto è da assegnare al gruppo Vaticano G52 e trova, tra i tanti, puntuale confronto in una Lechitos rinvenuta nella necropoli e conservata nella collezione Faina. Del corredo facevano parte anche alcuni preziosi monili. Si tratta di una coppia d'orecchini a bauletto ed un affibbiaio composito, realizzato in oro e pasta vitrea blu. Per gli orecchini il confronto più stringente, per struttura e schema decorativo, si può proporre con una coppia della collezione Castellani, proveniente da Cerveteri e conservata a Villa Giulia. Il motivo decorativo del fiore a otto punte, sebbene privo della voluta sommitale,
È invece comune in altri esemplari provenienti da Chiusi, dal Mulinello d'Asciano, da Vulci e anche in un orecchino di fattura decisamente più elevata, sempre da Crocifisso del Tufo. Per l'affibbiaio, invece, mi sembra pertinente il confronto, seppur non puntualissimo, con due coppie di fermaglie ornate da ghiandine in oro, oggi conservate a Monaco ma di provenienza vulcente, e con un esemplare dalla tomba 56 della necropoli di Val Berretta. Gancetti simili, composti da due elementi in lamina d'oro affiancati, tutti a forma di pigna, sono anche attestati a Populonia e poi pezzi sporadici anche nelle raccolte del Museo di Firenze. Anche per le oreficerie è plausibile proporre una datazione entro il terzo quarto del VI secolo a.C. Per le considerazioni relative a questi ori, sono debitore nei confronti di Silvia Alberghina. Sia l'anfora attica che le due chiliches sono prive del piede, così come alcune delle forme vascolari in bucchero. Tali parti vennero infatti intenzionalmente asportate in antico, si nota benissimo in particolare nel caso dell'anfora. E quando ebbe luogo questa defunzionalizzazione? Vasi attici ed una chilix in bucchero intenzionalmente privati del piede vennero individuati da Mario Bizzarri all'interno della tomba 10 della necropoli. L'archeologo ritenne che il monumento fosse stato privato di una parte del corredo da soldati romani. Il nostro sepolcro venne sicuramente riaperto entro la metà del III secolo a.C. Infatti, oltre agli elementi riferibili al corredo, sono stati raccolti dei frammenti ceramici databili tra la fine del IV e la prima metà del III secolo a.C. I più rappresentativi sono senz'altro quelli riferibili ad un'olpetta a vernice nera con tubo versante, appartenente al tipo 5811 del Morel e raccolti sul piano di calpestio. A rendere possibile l'accesso alla tomba, che è ancora sigillata dal suo lastrone di chiusura, fu il cedimento della parete settentrionale, di cui peraltro nel corso dello scavo non si è quasi trovata traccia. La frammentazione dei reperti e la distribuzione dei pezzi all'interno dell'intera camera non sembra imputabile ad uno schiacciamento subito dagli stessi, ma piuttosto ad una volontaria dispersione. Altrettanto significativa è la totale assenza di resti umani. Sarebbe suggestivo ipotizzare come, in concomitanza del periodo di grande sconvolgimento politico e militare culminato con la distruzione della Velsna rupestre nel 264 a.C., una gens possa aver voluto traslare i resti degli avi, magari dopo il trafugamento di eventuale suppellettile bronzea, e quindi abbia provveduto alla defunzionalizzazione del corredo, seguendo una prassi che peraltro è ben documentata all'interno del territorio volsiniese in questo momento storico. Però non bisogna assolutamente escludere il fatto che l'asportazione delle basi dei recipienti possa essere avvenuta, e personalmente propendo per questa idea, sia avvenuta contestualmente alla deposizione primaria all'interno della camera. Mi sembra opportuno far notare come tra le coppe attiche provenienti da Crocifisso del Tufo e conservate nella collezione Faina, almeno un paio mostrino una sospetta frattura alla base della vasca, non necessariamente imputabile alle modalità con cui dovette essere condotto lo scavo nel XIX secolo. Al lato settentrionale della tomba 203 si appoggiava una struttura che accoglie al suo interno sei tombe a cassetta di forma quadrangolare. La vedete qui in una foto aerea di Paolo Nannini. Uno dei sepolcri, il numero 200, ecco, queste è una planimetria che è un pochino meglio leggibile. Questa è la struttura di cui stiamo parlando. Uno dei sepolcri, il numero 200, era integro. Sotto uno strato di scaglie di tufo sono stati individuati numerosi reperti deposti su due livelli. Quello superiore accoglieva cantaro e anfore con i relativi coperchi, un galletto plastico, un onoco in bucchero nero, oltre ad un coltello in ferro. L'inferiore era invece caratterizzato dalla presenza, tra l'altro, di due onocoi, calici, un sostegno traforato, un'anfora stamnoide con relativo coperchio, un timetero in bucchero, una patera ed un bacile in bronzo. In corrispondenza della porzione nord-orientale della tomba erano accumulate poche costole in associazione a un ago crinale in bronzo. Queste qua. E forse l'ago era funzionale alla chiusura ad un fagotto in tessuto che poteva racchiudere queste ossa. Ora, i materiali rinvenuti sono databili entro la seconda metà del VI secolo. Le tombe a cassetta presenti all'interno di questo recinto potrebbero aver ospitato o può aver ospitato i corredi traslati da altri sepolcri, oppure in esse dobbiamo riconoscere dei cenotafi, però questa è un'idea da prendere veramente con le
molle, almeno finché non avremo la conferma delle analisi antropologiche, perché non sembrerebbe che le ossa siano umane. Il corridoio 11, lungo il quale questi monumenti si dispongono, proseguiva poi verso nord. Esso dovette però essere ben presto interrotto dalla costruzione di una monumentale tomba a due camere, la 183. Lo scavo del monumento, reso problematico dalla presenza di una serie di strutture murarie posticce realizzate in occasione della sua ultima esplorazione da collocare nella seconda metà del XIX secolo, ha permesso di recuperare un'impressionante quantità di reperti ceramici. Allora. Tra gli oltre 1700 frammenti di bucchero, pertinenti ai recipienti più disparati, si segnalano varie forme chiuse ornate da decorazioni a stampo, che in molti casi sono riferibili ad un atelier orvietano che recentemente Stefano Bruni ha definito col nome di Bottega di Faenza. Tali reperti si datano a partire dal secondo quarto, dalla metà del sesto. L'intervento ottocentesco è naturalmente era finalizzato invece al recupero di ceramiche dipinte e reperti in metallo, di cui sono stati raccolti soltanto scarsissimi residui. Sotto uno dei muretti finalizzati al contenimento della terra è stata raccolta una brocchetta integra in ceramica invetriata, a macchie, mi dice la dottoressa Lavinia Piermartini, con la quale mi sono consultato per l'analisi di questo pezzo. E, dunque, con la bocca rivolta verso il basso e... ok. Al lato occidentale della tomba 183 si appoggiavano le tombe 184 e 185. Anch'esse a doppia camera. I monumenti, pesantemente sconvolti da interventi di scavo svolti a più riprese tra il XIX e il XX secolo e forse già in precedenza parzialmente spogliati degli alzati, vennero utilizzati tra la seconda metà del VI e gli inizi del V secolo avanti Cristo, come documenta la presenza di frammenti vascolari riferibili a recipienti da assegnare al gruppo Orvieto. Eccole qua le due tombe. Questa è la 185. Dopo l'ostruzione del corridoio 11 con l'edificazione appunto della 183, questo qua, tra la tomba 183 ed il recinto delle cassette trovarono posto due piccole sepolture. Una, la numero 202, è stata rinvenuta integra. Sul lato orientale del piccolo contenitore, sono anche queste tombe a cassetta, si è riscontrata la presenza di una banchina, sopra la quale era deposto un osso lungo, forse un omero. Del corredo facevano parte due neocoi, due calici, due coppette e un cantarossi in bucchero. Entro una coppetta era un pezzo da esse rude, mentre in uno dei calici trovavano posto frammenti di uno spiedo in ferro ed ossa animali, secondo una pratica già ben documentata all'interno della necropoli. A contatto col fondo della tomba erano invece la cuspide ed il puntale di una piccola lancia ed un coltello in ferro. I reperti qualificano dunque il defunto, che il monumento voleva ricordare, come un individuo di genere maschile. La seconda cassetta era invece sormontata da un segnacolo frammentario che restituisce il prenomine del defunto, l'art, in genitivo. L'analisi di questo sema e il corredo della tomba 202 permettono di datare i due monumenti entro la seconda metà del VI secolo. Il tratto del corridoio 11 che procedeva a nord parallelamente alla tomba a circolo venne invece obliterato dalla costruzione di una piccola tomba a camera, con accesso preceduto da tre gradini. Il monumento, quasi del tutto saccheggiato tra XVIII e XIX secolo, si appoggia al paramento esterno della contigua tomba 190 e dovrebbe essere databile ancora una volta entro la seconda metà del VI secolo avanti Cristo. L'ultima coppia di monumenti che vorrei illustrare rapidissimamente sono due tombe a camera, la numero 182A e 182B, collocate appena ad est della tomba a circolo. I caratteri distintivi di questi sepolcri sono le banchine, singole e di forma trapezoidale, e le caratteristiche dei paramenti murari, costituiti da blocchi di formato e dimensioni assolutamente eterogenee. Gli scarni residui dei corredi scampati dal saccheggio ottocentesco includono pochi frammenti di ceramica comune e, nel caso della tomba 182B, alcuni pezzi d'alari e spiedi in ferro. All'interno di questa camera sono stati anche individuati dei resti umani riferibili ad un singolo individuo adulto, inumato, probabilmente di genere maschile. In prossimità dell'angolo nord-orientale della tomba 182A, quasi al di sotto di essa, questo è l'angolo della facciata, quasi al di sotto di essa è stato invece rinvenuto un piccolo sarcofago in tufo, già completamente svuotato e verosimilmente destinato alla deposizione di un bambino.
Per concludere, il quadro che emerge dall'analisi della necropoli è quello di un impianto, sì, accuratamente pianificato, ma nel quale il rispetto dei talune preesistenze e delle esigenze di singole gentes evidentemente eminenti, come nel caso degli anonimi proprietari o assegnatari della monumentale tomba 183, furono in grado di alterare l'ordine anche precocemente, come già proposto dal Manzuelli. Spero che questo resoconto, seppur sommario e cursorio, possa far intuire la qualità e la quantità dei dati che l'analisi di questo straordinario sito è ancora in grado di fornire. Lo studio sistematico dei reperti rinvenuti, oltre a offrire spunti sulla società, l'economia e l'artigianato volsiniese, tra il VI e il V secolo avanti Cristo, può gettare nuova luce sulle più antiche fasi villanoviane, sulle pratiche rituali messe in atto ed aiutarci a meglio definire la storia e le vicende che interessarono l'area nel periodo intercorso tra la distruzione di Belsna e gli scavi sistematici condotti nel XIX secolo. Con rischio di sembrare patetico, vorrei dedicare questa relazione a Viviana, la mia bambina, scusandomi con lei per tutto il tempo che le mie velleità d'archeologo ci sottraggono, e dal mio amico Bengasino, al quale vorrei poter dire ho mantenuto la promessa. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi porgo i miei più cari e non certo formali auguri in vista delle prossime festività. Grazie.